Grande Fratello VIP 3, Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia decolla. GF VIP 3 News: Giulia Salemi e Francesco Monte sono di nuovo insieme dopo qualche giorno di lontananza. Complice l'aperitivo nella caverna del Grande Fratello VIP 3, i due possono chiacchierare e conoscersi meglio. Lì si vede ballare assieme e poi appartarsi in camera da letto per avere un po' di intimità. Sono i prodomi in vista della nascita della prima coppia ufficiale del GF VIP 3. Di sicuro si registrano le parole di Francesco Monte a Giulia Salemi l'altro giorno, quando ho avuto quel momento down ripensava alla vicenda legata a Cecilia Rodriguez l'anno scorso nella casa del Grande Fratello, quando i due ruppero. NDR, avrei voluto averti con me. E Giulia Salemi risponde a Monte: adesso ti guardo con un altro occhio. Ti ho conosciuto un pochino meglio perché voglio scoprire qualcosa di più del mio amico Francesco. Grande Fratello VIP 3, Lori del Santo: bisogna convivere con il dolore. E GF VIP 3 News: ho capito che bisogna convivere con il dolore. Punto. Nella vita capitano cose che sono inevitabili e le devi accettare. La vita è fatta a ostacoli, se sei capace di saltarli, vorrà dire che avrai vissuto. Parole pronunciate da Lori del Santo, nel confessionale del Grande Fratello VIP, sulla tragica morte del figlio Loren avvenuta nel luglio di quest'anno. Nella puntata di giovedì 4 ottobre di Pomeriggio 5, nel consueto spazio dedicato al GF VIP 3, è stata mandata in onda la clip. Lori del Santo ha ribadito di essere convinta che il Grande Fratello VIP 2018 sia per lei una vera e propria terapia e lo ha detto nella casa anche a Vanternudo. Sono felice di aver fatto questa scelta. Sarei stata molto più triste a casa. Sto combattendo positivamente. Lori ha voluto fare un ringraziamento speciale ai suoi amici: ringrazio tutti per avermi accettato con i miei pregi e i miei difetti. Grande Fratello VIP 3, frecciata di Barbara D'Urso durante Pomeriggio 5, GF VIP 3 News. Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha ricommentato un paio di episodi accaduti attorno al Grande Fratello VIP 3. La conduttrice di Mediaset ha mostrato perplessità per come sono stati gestiti. Enrico Silvestrin ha sbagliato, ha detto una cosa molto grave e da persona intelligente ha chiesto scusa. Io però avrei stigmatizzato la situazione. Avrei sottolineato che era una cosa molto grave. Mi sarei incazzata di più. Al mio Grande Fratello, quando succedeva qualcosa di grave entravo come una furia, ha dichiarato Barbara D'Urso, spiegando che avrebbe fatto lo stesso per la questione di Ivan Cattaneo. Grande Fratello VIP 3, Valerio Merola e Maurizio Battista: insulti e lacrime. GF VIP 3 News: le nomination del Grande Fratello VIP 3 provocano un terremoto tra i concorrenti. Maurizio Battista durante la settimana si era molto lamentato dell'atteggiamento di Valerio Merola e lo ha votato con questa motivazione. Il presentatore se l'è presa, sfogandosi con Fabio Basile: Giulia Salemi e Benedetta Mazza mi ha pugnalato. L'ho salvato e ho nominato Benedetta, una ragazza che stimo e che è dolcissima. Ora Valerio Merola e Maurizio Battista dovranno convivere durante la settimana nella caverna dove si prevedono scintille. Il presentatore già ha avuto un confronto con il suo nominatore: tu con me hai pianto, ma i sentimenti per te non contano. Mi hai pugnalato e mi hai ferito. Battista: non ci sta, io ti ho ferito. Ma siamo amici noi? Se ci siamo visti qui per la prima volta. Hai fatto una settimana che non mi è piaciuta, non ho detto che sei una brutta persona. Grande Fratello VIP 3, Francesco Monte in lacrime per il ricordo di Cecilia Rodriguez. GF VIP 3 News: Francesco Monte è scoppiato in un pianto liberatorio nella stanza da letto del Grande Fratello VIP 3, sotto lo sguardo dell'amico Vanternudo. L'ex tronista, tra le lacrime, ha detto che rivivere la casa gli ha riaperto tante ferite, che credeva di aver rimarginato. Cosa che non era avvenuta in caverna. Sento un senso di blocco, non sto bene, forse mi son convinto che stavo bene, ma invece non è così e per tutto questo tempo sono solo scappato dal dolore, me ne sto accorgendo da ieri sera. Risvegliarmi qui dove è successo tutto, vedere la sua faccia a riferimento a Cecilia Rodriguez, NDR nelle foto appese in cucina, mi fa un certo effetto. Grande Fratello VIP 3, Lori del Santo: c'è, Lisa Fusco eliminata. Nomination, GF VIP 3 News. Grande Fratello VIP 3 emozionante nella seconda puntata in diretta su Canale 5, come sempre condotta da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini. Lisa Fusco è la prima eliminata di questa edizione del reality, ha perso al televoto la sfida decisiva con Enrico Silvestrin. Lori del Santo è entrata nella casa. In nomination vanno in quattro Elia Fongaro, Valerio Merola, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Uno di loro la prossima settimana dirà addio al GF VIP 3. Grande Fratello VIP 3, il caso Silvestrin. GF VIP 3 News: al Grande Fratello VIP 3, Ilaria Blasi affronta la bufera mediatica che ha